un tour che facciamo in 3 città ogni anno, dove raccontiamo alla cittadinanza e ai giovani la famosa Agenda 2030, questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che oggi vengono insegnati anche nelle scuole. Con grande piacere il Comune di Napoli e Napoli ha accettato di essere una delle tappe quest'anno. Presentata oggi a Palazzo San Giacomo la campagna Insieme per gli SDG, cioè i Sustainable Development Goals, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che è un'iniziativa di comunicazione e di confronto promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche per creare legami e relazioni con le realtà locali. Verranno sindaci da città del Mediterraneo, sindaci di città italiane, sarà aperto appunto dal sindaco di Napoli con il nostro vice ministro degli esteri e poi il 27 viene il ministro Tajani, il nostro ministro degli esteri, che insieme con il ministro Lollobrigida e la ministra Bernini sarà, e avete visto qua il rettore, all'università per presentare questo grande centro di innovazione e tecnologia nel settore agroalimentare che si chiama Agritech, che ha il suo centro a Napoli. L'Agritech è praticamente una raccolta e una collaborazione, una messa a sistema delle tantissime tecnologie per l'agricoltura che sono già presenti nel nostro paese, che è una grande potenza in termini di tecnologie dell'agricoltura, vengono messe a sistema, così adesso gli imprenditori, i politici possono rivolgersi all'Agritech per, come dire, per individuare quanto di meglio oggi abbiamo in Italia. Senza le tecnologie non riusciremo ad affrontare le grandi emergenze che stiamo vedendo. Pensiamo all'Emilia, pensiamo alla siccità. Più tecnologie abbiamo e più qualità, più quantità avremo dei nostri prodotti italiani, che sono un sinonimo di qualità, lo sanno tutti. Al Maschio Angioino, dal 24 al 27 maggio, 2 installazioni serviranno ad informare i cittadini sugli obiettivi e sui temi della campagna. Per venerdì 26 è previsto un consiglio comunale straordinario sui temi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La scelta del governo di iniziare proprio da Napoli, città portuale, il proprio viaggio per rinnovare l'impegno nel progetto Insieme per gli SDG, Agenda 2030, è il segnale di una rinnovata collaborazione che si intende perseguire per appunto raggiungere obiettivi importanti che sono contenuti nei 17 obiettivi strategici, ma poi avere un focus specifico sulle peculiarità delle città che sono poi sede di questa iniziativa 2023 del progetto del Ministero degli Affari Esteri. Sì, sicuramente oggi il tema della sostenibilità è una delle grandi sfide che noi abbiamo davanti, anche gli ultimi eventi climatici lo dimostrano. C'è una grande sfida che è legata al cibo e quindi alla possibilità di avere risorse per sostenere le popolazioni. Napoli è stata scelta come luogo di riferimento per il sud Italia, quindi anche un riconoscimento del lavoro che si sta facendo, ma anche della responsabilità che ha Napoli in futuro.